Una buona giornata, ben ritrovati in questa analisi di Monza Cremonese, terminata sul risultato di 2-1. È un Monza che finalmente ritrova la vittoria, ritrova una vittoria importantissima. Dopo 4 giornate senza 3 punti, questo risultato permette al Monza di rimanere aggrappato con le unghie, con i denti, a questo sogno della promozione diretta, che adesso di fatto vedremo come si evolverà. Dopo queste due partite, ovvero due scontri diretti contro Salernitana e Lecce, è un Monza che si trova davanti a una Cremonese che è una squadra molto ben allenata, molto ben organizzata. Io temevo questa partita, è una Cremonese che in più si presenta a Monza in maniera molto offensiva, con un 4-2-3-1 che solitamente è un po' il modulo solito, ecco, usato da Fabio Pecchia, ma è usato molto diversamente. Come sapete, mancava Castagnetti, che è il vero e proprio equilibratore, il vero perno del centrocampo, e Fabio Vecchia decide di abbassare Valsania nei due a fianco a Gustafsson. Valsania di solito è, diciamo, il giocatore più tattico, quello che ha compiti di stare nei tre, quindi di dare copertura anche difensiva, di trasformare l'azione in transizione offensiva, e invece viene messo nei due, e di fatto dietro a Ciofani, dietro la punta, vengono messi tre attaccanti di fatto, perché vediamo Buonaiuto, Gaetano e Baes. E quindi una Cremonese che si gioca la partita, che crea tantissime occasioni. Ed è una Cremonese che si comporta molto bene anche in fase difensiva. Con fase difensiva intendo subito dai primi due attaccanti della Cremonese, che cercano di compromettere la manovra del Monza, di renderla lenta, di non permettere, ecco, questo passaggio centrale, ma anzi lo fanno molto bene perché i due attaccanti si mettono in diagonale e appunto non permettono questa linea di passaggio. La prima che mi viene in mente è subito la giocata Bellucci-Barberis, e permette al Monza solo di uscire in maniera esternamente e solo in maniera esterna, oppure appunto in maniera lenta, ecco. L'unica volta che il Monza riesce ad uscire, a togliersi da questa difficoltà è magari quando mi viene in mente Carlos Augusto, decide con una giocata individuale di rompere questa linea ed uscire palla al piede, oppure quando il Monza di fatto riesce a sveltire questa manovra di possesso. Io penso che il Monza, sempre per ritornare al discorso della settimana scorsa di quanto il risultato possa influenzare un giudizio, io penso che il Monza non abbia giocato una partita brillante, una bellissima partita. Anzi, vi dirò, io penso che continuo a pensare che le partite con Pescara e Ascoli siano state giocate molto meglio di questa dai ragazzi di Mister Brocchi. Hanno creato molto più occasioni in queste partite. Io sono ancora convinto di questo, però comunque sono 3 punti che fanno bene al Monza e che dopo un periodo così nel quale girava tutto male, meritano anche, bisogna essere sincero. Vi dicevo, Mister Brocchi prepara la partita di fatto tra le linee. Io mi aspettavo appunto che la chiave di questa partita fosse la velocità, puntare sulla velocità contro i difensori del Grigio Rossi, quindi Terranova e Bianchetti, due ottimi difensori, ma diciamo non velocissimi, e in questo recupero di Animota mi sembrava fondamentale, e lo è stato, con questo suo modo magari anche di allargarsi a prendere la prima ricezione, di ingobbirsi sulla palla e partire, ed è veramente difficile quando parte di Animota togliergli questa palla dal piede. Infatti vediamo per 90 minuti veramente sbeffeggiare quasi la difesa. Danny Mota è mancato veramente tanto a questa squadra. E poi vi dicevo, oltre questa velocità, era fondamentale il gioco tra le linee. Io mi aspettavo una partita fondamentale, mi aspettavo un ruolo fondamentale all'interno della partita da parte di Kevin Prince-Boateng. E addirittura Mr. Brocchi si gioca la carta di metterlo quasi falso 9, se volete. Penso che Kevin Prince-Boateng sia il migliore in campo, compie una partita nel quale fa tutto quello che gli richiede Mr. Brocchi, e di fatto mette molto in difficoltà la Cremonese. Infatti il Monza, dopo la prima mezz'ora, quando riesce ad alzare il baricentro, quando riesce ad andare a giocare nella metà campo avversaria, vengono fuori tutte queste qualità. Boateng, ricevendo palla tra i due difensori, i due centrocampisti, mette in grandissima difficoltà i ragazzi di Pecchia, e il Monza, infatti, dà uno schiaffo allucinante con un 1-2 che porta il Monza subito prima dell'intervallo sul 2-0, e l'azione del primo gol è
è esemplificativa di questo gioco, perché Boateng viene benissimo a giocare, a galleggiare su quella linea tra difensori e centrocampisti, facendo una sponda, facendo entrare Dani Mota con la sua velocità e il suo inserimento, con l'inserimento della mezzala e appunto lo scambio Dani Mota frattesi. Finisce in rete. Io penso che questa sia l'azione più codificata che abbia provato in settimana Mr. Brocchi, perché rivedendola è proprio una riuscita di tutto quello che il Monza doveva preparare per far male a questa Cremonese. Quindi veramente complimenti. Anche il secondo gol è un'azione bellissima, con l'assist di Capitan d'Enrico, che è lucido a non tirare ma ad appoggiare in mezzo, facendo anche tornare al gol Dani Mota. Una Cremonese che però continua a giocare, nonostante questo svantaggio nel secondo tempo, torna in campo senza badare al risultato. E a me è una squadra che, vi ripeto, continua a piacere molto. Mi piace molto guardare giocare la Cremonese. Addirittura in un certo momento inserisce contemporaneamente Strizzolo e altri due attaccanti di ruolo. E finirà la partita così, trovando anche il vantaggio in maniera forse anche un po' fortunosa. E a me in quel momento la partita mi aveva dato un po' l'impressione di prendere la partita, di prendere la piega della partita, non so se vi ricordate, di quella Monza Cosenza, e invece fortunatamente il Monza, forse anche un po' fortunatamente, ma dopo un periodo così ci volevano 3 punti di tenacia, anche un po' di episodi, ecco, episodici, e il Monza trova 3 punti fondamentali. Come vi ho detto, si deciderà tutto nei prossimi 5 giorni in quelle due partite, Salernitana-Lecce. Io sarò qui, come sempre, per commentarle, per analizzarle. Vi aspetto prestissimo. Buona settimana.